Torniamo a parlare di reati di opinione, lo facciamo con Ezio Menzione che è un avvocato penalista molto famoso che è titolato a parlare di questi argomenti per il suo grande e riconosciuto impegno culturale, sociale, politico. Da ultimo è osservatorio per conto dell'Unione Camere Penali e anche per altre associazioni di processi che si svolgono all'estero, in Turchia, dove appunto non si capisce mai bene quanto si processino le azioni e quanto si processi il pensiero. Ne parliamo perché, come sappiamo, adesso ne parlerà lui. Abbiamo avuto l'approvazione della legge Fiano in un ramo del Parlamento che quindi parla della propaganda dei contenuti del partito fascista o nazionalsocialista e perché qualche mese fa, poco tempo fa, è passato definitivamente il reato di negazionismo della Shoah o dei crimini di guerra, reato che si era affacciato ed era stato discusso pesantemente qualche anno fa, e Ezio Menzione era stato proprio uno dei maggiori organizzatori di un bel convegno che l'Unione delle Camere Penali aveva organizzato e tenuto a Roma con personaggi di spessore come Ginsburg, Leone Ginsburg, Paolo Mieli, eccetera. Allora questo tentativo di varare questo reato di negazionismo non andò in porto. Adesso è andato in porto questo, c'è la legge Fiano, insomma, c'è un arretramento sul piano dell'ordinamento giuridico, Ezio. Sì, io penso proprio di sì. Tanto più grave perché nel decennio scorso sia pur molto timidamente, posto mano ai reati d'opinione, abrogando alcune norme, rendendo più miti altre, e quindi la direzione sembrava segnata, tant'è che allora invocavamo la cancellazione di tutti i reati d'opinione. Ora, a fronte di questa spinta, che evidentemente si è andata perdendo, e poi ci si potrà domandare perché in questa situazione politica sia andata perdendo questa spinta, sono state varate una completamente e l'altra è passata alla Camera e deve passare ancora al Senato, ma è fra quelle che si dice che debbono essere varate per forza entro la fine della legislatura, due. Come dire, ahimè, capisaldi dei reati d'opinione. Quella varata nel giugno scorso è la classica norma diciamo, antinegazionista, vale a dire che vuole colpire chiunque neghi la sussistenza storica della Shoah. Ampliato, ahinoi, ampliato, però perché non riguarda soltanto la Shoah, ma ogni tipo di genocidio e ogni tipo di reato colpito dagli accordi internazionali che hanno portato alla creazione e quindi poi anche alla struttura e alla strutturazione giurisprudenziale del Tribunale Internazionale dell'Aia. Quindi di una portata vastissima, no? Non basta. Sarebbe stato già grave, secondo me, se si fosse limitato alla Shoah, ma in questa ampiezza, addirittura in questa indeterminatezza, le cose addirittura si aggravano. Si badi bene che la pena connessa non è di poco conto perché va da 2 a 6 anni. Per quanto riguarda invece come dire, la norma Fiano, che è passata appunto alla Camera e aspetta il Senato, a parte che è più lieve nella sanzione perché va da 6 mesi a 2 anni, naturalmente il principio di gravità è assolutamente identico, però anche la sanzione ha la sua importanza, come ovvio. Lì siamo, come dire, a colpire dei comportamenti che stanno a cavallo fra i comportamenti materiali e i comportamenti. E come dire, l'idea e l'ideologia. Nel passaggio alla Camera si noti che è stata tolta la parola ideologia, si
prima era che si rifanno all'ideologia fascista. Certo. Il termine ideologia è stato tolto, direi Dio, ma è stato sostituito con i contenuti propri del partito fascista, ma che è termine, devo dire, altrettanto generico e altrettanto, ahimè, espansivo o possibilmente espansivo. Si badi bene, e ci terrei a dirlo se me lo consenti, che parla una persona, come dire, sicuramente di fede antifascista L'ho e detto, di impegno politico, culturale. ancor più naturalmente che crede profondamente che la Shoah sia stata una tragedia epocale, forse la più grande dell'epoca moderna. Però questo nulla toglie al fatto che i reati di opinione, con anche i loro margini, vasti margini di incertezza, non siano questi la soluzione Ecco, a ma cui scusami Ezio, allora, dei reati di opinione si dice che le cattive idee, appunto tu sei uno che sicuramente non può essere sospettato di simpatie per queste persone, le cattive idee si combattono sul piano culturale, non si combattono nelle aule giudiziarie, e questo secondo me già taglierebbe la testa al toro. C'è un problema poi prettamente giuridico, diciamo, di indeterminatezza della fattispecie, e tu ne hai parlato, ma c'è anche un problema di, come dire, pericolosità in sé del reato d'opinione, perché vede in sé l'affermazione di un pensiero ufficiale, diciamo, di un'ideologia, di un... Io Prego. direi che c'è due pericoli in questa direzione. Uno è che nella loro indeterminatezza diventi poi un reato bona to fare, oggi certamente scritto e applicabile, inteso per essere applicato alla propaganda fascista, ma nella sua terminologia anche, ahimè, genericissima, i relativi metodi sovversivi del sistema democratico, per esempio, è una parentesi che può essere un domani applicato anche ai nostri attuali metodi democratici che un altro regime non dovesse considerare altrettanto democratici. Quindi questi reati d'opinione hanno sempre questo margine. E poi sullo sfondo c'è il pericolo di un pensiero unico che si impone anche attraverso la sanzione penale, che è assolutamente inaccettabile dall'epoca moderna in poi, cioè dal 700 in poi. Questi sono due. E poi anche perché, come dire, è sempre pericolosissimo, come diceva Ginzburg in quel convegno che tu hai menzionato e anche Paolo Mieli in quell'occasione, c'è sempre il pericolo fondato, fondatissimo, che per esempio i processi per negazionismo abbiano un effetto di dilatazione, di espansione del pensiero negazionista che va addirittura al di là del processo stesso, che hanno una portata. Io ricordo ancora un processo contro un sedicente storico negazionista, no, ma storico come metodo lo era, in Inghilterra, a Londra, che ha messo capo anche ad una condanna, e però, come Già dire, ha dicevi. espanso il pensiero negazionista incredibilmente. E quindi io penso che siano anche inefficaci, oltre a essere spesso. Scusami, c'è oggi la notizia sui giornali, non so se hai fatto in tempo a leggerla, di questa sentenza della Corte d'Appello, non ho capito se belga o francese, credo belga, che ha riformato una sentenza di condanna per negazionismo a 5 anni, adesso non mi ricordo, con una specie di condanna ai servizi sociali, cioè che in un certo senso è la dimostrazione che ci si rende conto che non va bene condannare, e si trasforma la sanzione in una... La sanzione penale in senso stretto, appunto, ci si rende conto che non va bene. La attivazione culturale, secondo me, quando è coatta, non va Altro. bene nemmeno quella, però certamente ha un potere di indicazione culturale significativo.
Cioè, prima dicevamo dell'inefficacia. La Germania, per esempio, conosce le norme negazioniste e nei confronti del partito nazista una norma molto simile a quella Fiano, no? La fecero subito nel 45, credo, 45-46, nell'immediato dopoguerra. È molto, ma molto, quando è stata applicata, è molto rigorosa. A parte però delinea delle fattispecie molto puntuali e non genericamente, non si tiene sul generico come le nostre, queste due leggi che stiamo esaminando. Però cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo che proprio da ieri i nazisti sono di nuovo nel Parlamento, quindi anche sull'efficacia di una normativa di questo genere, sia pure molto stretta, molto, anche molto ancorata al dato reale. Più comprensibilmente, diciamo, adottabile per quanto riguarda, soprattutto nei decenni passati, per quanto riguarda la Germania, non è affatto vero che aiuta a reprimere. Sì, lì per lì ottieni magari una condanna, forse, ma è una condanna che, come prova questa sentenza belga, è di nessun significato. E va a ledere dei principi che secondo noi non devono essere toccati assolutamente. Ognuno deve essere libero di pensarla come crede, anche in maniera nazifascista. Ahimè, ci sono i nostalgici persino di quell'epoca e di quel fare, ma non è con la norma penale, semmai altre norme che pure nel nostro sistema ci sono, la ricostituzione del partito fascista, per esempio, Certo. addirittura in Costituzione c'è, cioè, e però non è mai stata applicata, anche in tempi e momenti in cui poteva esserlo, non lo è stato. Da qui a pensare che siccome non siamo stati capaci di colpire la ricostituzione del partito fascista, che è, come dire, una concretezza, non è un'opinione, saremo capaci invece di colpire le opinioni che ci stanno dietro, mi sembra veramente una speranza Sì, infondata. guarda, ti faccio l'ultima domanda e poi chiudiamo, stiamo andando un po' lunghi, ma fare la faccia feroce e avere gli strumenti per poter essere feroci, sono due cose che viaggiano da sé, da queste cose che tu hai, questi concetti che tu hai espresso, ma lì dove tu stai andando in questi ultimi anni a guardare, in questi processi che riguardano per lo più dissidenti o comunque attivisti curdi, tu ti occupi in particolare dei processi che riguardano gli avvocati che sono stati arrestati e processati. In un flash, quanto c'è di reati di azione e quanto c'è di reati di opinione perseguiti da uno Stato che non solo fa la faccia feroce, ma che sa anche essere feroce? Beh, ti basti dire che per lo più si fa genericamente oggi riferimento alle norme antiterroriste, ma il caposaldo delle accuse in tutti questi ultimi anni, prima ancora del tentato golpe dell'anno scorso, che ha dato la stura poi ai processi a migliaia di persone, a centinaia di persone, professionisti, professori universitari, giornalisti, giudici e avvocati, la norma di riferimento sempre utilizzata era quella dell'attentato all'integrità della nazione turca, la nazione turca, non della Turchia come confini, la nazione turca come entità ideologica, quindi classico reato d'opinione, buono ovviamente per qualunque occasione, perché può essere che sia un articolo di giornale o una difesa di un personaggio scomodo, che si può dire che attraverso quello te attenti all'integrità della nazione turca. Questo è proprio, come dire, è forse l'estremo limite dell'utilizzo del reato di opinione. Però attenzione, perché la china può portare persino fino lì. Lo so, e siamo molto vicini ed è un paese, io dico, di nostri cugini in fondo. Eh sì, certo. Però loro Bene. hanno imparato da noi
come dire, a scrivere il codice penale, il codice di procedura, no? Quando volevano entrare ancora in Europa, e poi invece hanno voluto lasciare assolutamente, nonostante l'Europa fosse in disaccordo, questo classico reato, quello non è neppure d'opinione, reato ideologico, proprio perché sapevano che avrebbe servito a colpire a destra e a manca tutti gli avversari, non i nemici, ma semplicemente gli avversari di politici o di opinione. Ok, meditiamo, grazie Ezio, grazie per averci. Grazie Vinicio, grazie a voi.